tutti e con grande gioia che oggi inauguriamo la congrega dedicata alla Madonna Addolorata che è presente in Gaiano, frazione del comune di Fisciano. La congrega qui a Gaiano sorge nel 1669 ed era frequentata dai confratelli. Poi nel 1900 fu dismessa come congrega, ma il parroco Don Alfonso Rinaldi fece della congrega un punto di ritrovo per i giovani, per stare insieme, per ascoltarsi. E qui nasce il cinema domenicale, cioè ogni domenica i giovani si ritrovavano qui in questo luogo proprio per stare insieme. Con il 1980, con il sisma del 1980, ecco, crolla tutto. E sono 20 anni che in tutta la comunità c'era questo desiderio di rimettere su questo luogo, cioè di ricostruire questo luogo. Finalmente, con la generosità di tutta la comunità di Gaiano, che di fronte alla mia richiesta di aiuto per far sì che la congrega potesse risorgere, non hanno esitato a donare il loro contributo. Oggi non è solamente una gioia da parte mia, ma è la gioia di tutta la comunità, perché ridiamo alla comunità di Gaiano qualcosa di prezioso, perché la congrega, lato superiore, purtroppo è tutto nuovo, proprio perché a causa del sisma dell'80 crollò tutto, ma la parte inferiore, dove c'è la cripta, è rimasta proprio intatta. Quindi sotto c'è un altare, ci sono gli scolatoi dove venivano deposti i defunti e poi ci sono le botole dove venivano deposte le ossa dei defunti. Quindi è qualcosa di storico, perché parliamo, sono quasi ormai 300 anni, e quindi Gaiano oggi si può riprendere questa opera d'arte, questo pezzo di storia che diventa anche un onore per tutta la Valle del Lirno. Io l'augurio che rivolgo a tutta la comunità di Gaiano è che questo luogo possa essere utilizzato da tutti, dai bambini, dai ragazzi, dagli adulti, dai nonni, perché questo luogo possa essere un luogo di ritrovo, un luogo in cui ci si sta insieme per migliorare sempre di più la vita della nostra comunità e soprattutto la vita dei nostri figli. Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo, non solo materiale, ma anche il contributo morale, cioè sostenendomi fino in fondo affinché oggi quel sogno che è partito dal 1980, dopo 20 anni, oggi quel sogno finalmente è diventato realtà. Grazie.